Salve a tutti, friends! Vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Siamo pronti a riprovare Forza Motorsport. Perché è uscita questa fantomatica patch .10 che verrà fatta in due parti. Penso un po' per l'enorme mole di contenuti che c'ha. Contenuti che adesso andiamo a vedere se sono effettivamente contenuti reali. Grazie a Dio, ragazzi, con tutte le nostre console PC possiamo provare praticamente tutti i giochi. Non esiste un gioco sul globo che noi non possiamo provare. Ora, sapete che Forza Motorsport io l'ho reinstallato su Series S proprio perché c'ha tanti giga e non voglio intasare il PC. Anche perché Series S giochiamo Forza Motorsport, Forza Horizon, FIFA, poche cose, quindi va bene così. Perciò, ragazzi, andiamo a vedere un po' quali sono le novità. Allora, dovrebbe essere migliorata la fisica di guida, migliorata la pista di Hockenheim e Barcellona. Ci starà il radar, hanno messo il radar, poi hanno messo tutta una serie di cose nel multiplayer, migliori e cazzi vari che a noi non ci interessa. Andiamo a vedere un po' se a livello anche di auto, ragazzi, vedete qua ci sta un po' il riepilogo totale a livello anche di auto. Anche perché facciamo gioco libero. Allora, andiamo a vedere se acquisto e noleggio quali sono le novità. Queste sono le ultime arrivate, ragazzi. La BMW M3, la Subaru STI. Vabbè, tutto bello. Francamente non è che siano novità così imprescindibili. La vera novità era quella che hanno messo l'altra volta, ovvero la Porsche Hypercar. Queste sono le macchine che possiedo io. E la andiamo a prendere se la ritrovo. Porsche sta di qua, via. Aspetta, Nissan. Questa me l'hanno regalata loro. Ah, capirai. Eccola qua, la Porsche Hypercar che abbiamo preso. Io direi appunto di andare in Catalogna. Schema tracciato Gran Premio. Numero giri 2. Numero di avatar mettiamo 20. Meteo sereno. Andiamo a vedere un po' se è veramente cambiato. È un po' la fisica e la pista che è stata migliorata. Come al solito, ragazzi, prima di partire vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Se volete lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, ogni euro donato al link in descrizione con scritto beneficenza. Andrà in beneficenza a fine mese e vi ringrazierò con nome e cognome che ha donato. C'è l'aiuto e il sostegno al mio canale, c'è il giveaway per vincere un gioco gratis, sempre in descrizione. Potete vincere un gioco gratis, mi raccomando, perché è gratuita la cosa e fra 18 giorni ci sarà l'estrazione. C'è Instant Gaming, ragazzi, giochi scontatissimi. Allora, andiamo a vedere. Allora, tanto solo due giri. Vai. Partiamo, dai, andiamo a vedere un po' com'è. Pure graficamente, prestazioni ottimizzate della grafica, anche su console. Cioè, non le vedo tutte queste prestazioni ottimizzate, ragazzi. Aspettate, no, aspettate, aspettate, aspettate. Ecco. Niente, ragazzi. Dovuto rimettere, resettare il volante perché non accelerava completamente, se l'avete visto. Comunque si tiene premuto mod, si preme la paletta a sinistra se vi succede e riparte la macchina. Io cambierei pure l'inquadratura, già che ci stiamo. Ricordo che sto giocando con l'HUB su Xbox, Siamo l'inquadratura del volante. Grazie, portale qua. CPU non penso sia migliorata assolutamente, è sempre scemo. Ragazzi, non lo so, io non vedo tutto questo miglioramento sulla pista. Vedo che la CPU è sempre scema, c'è sempre problemi. Vedo costruzioni farlock che non esistono nella realtà. La giocabilità è la medesima, cioè la macchina naviga. Assolutamente. Sembra uguale.
Sì, ragazzi, forse qualche dettaglio. Guarda qua, va. Guarda quanto è intelligente la IA di sto gioco. Qualche dettaglio in più ci sta. Qualche costruzione in più, qualche situazione in più fuori dalla pista. Ma raga, non è niente che ti lascia a bocca aperta, la guidabilità è la medesima. Non so come fanno ogni volta a dire che è stata implementata una nuova guidabilità, un nuovo sistema, nuove prestazioni. È uguale, la medesima di sempre. Ma com'è la medesima sempre sul Gran Turismo? Poi la cosa è più grave, però, perché stiamo parlando di un gioco esclusiva next gen. Almeno su Gran Turismo sappiamo che abbiamo quella zavorra della PlayStation 4. Ma ragazzi, la guidabilità è la medesima di sempre. Che c'ha tutti i problemi del mondo. Cioè, la macchina proprio non sta in pista come ci dovrebbe stare. No. Non lo so. Guarda qua. Non è questo, non è l'imbarcata. È l'effetto galleggiamento che vi ripeto a questo gioco. Che a me fa proprio arrabbiare. Guarda qua, va. Senti, senti. Vedi che fa la macchina. Scivola in maniera assolutamente inconcepibile. Questo è il problema di sto gioco. Senti, senti qua. Questo rumore di gomme che non esiste nella realtà. Senti le sgommate quando stai a guidare una macchina del genere. Sì, forse qualche miglioria alla pista l'hanno fatta, ma secondo me è miglioria estetica. Più che altro. Un'estetica un po' più accattivante, sì. Cioè, non è possibile guidare in maniera simulativa, minimamente realistica. No, simulativa. Simulativa è una parola che a Forza Motorsport non gli si può manco avvicinare. Ma minimamente realistica, minimamente. Boh. Sto gioco non lo raddrizzeranno mai, ragazzi. Forza Motorsport è destinato a rimanere così. Cioè, secondo me il modello di guida è proprio fallato a tutti i livelli e più di questo non può dare. Non vedo grandi migliorie, raga, da quando ci ho giocato l'ultima volta. Cioè, hanno fatto un papire di migliorie pazzesche, ma io non le vedo. Né al volante, esteticamente sì, forse qualcosina in più ci sta per la pista, ma a me che me ne importa se ci sta. Boh. Una costruzione in più o non c'è, cioè, capite? Me ne freghi niente a me. Proviamo la Ferrari, ma. Proviamo al Ok, nai. So, ragazzi, non lo raddrizzano più sto gioco perché è nato male, è difficile, lo rifai completamente, secondo me. Non lo raddrizzi più. Vabbè, vai. Mamma mia. Sull'IA secondo me non è stato lavorato proprio per niente. Scema era, l'IA scema è. Guarda qua. Ciao, la miseria. Ah, mamma mia, ragazzi. Cioè, vedi, giri lo sterzo, la macchina fa quello che vuole. Non si gira lo sterzo, non. Non è la guidabilità reale di una macchina del genere. Che adesso il GT3 l'ho provato su qualsiasi gioco, Sono tutti fatti meglio di Forza Motorsport. Tutti, tutti, anche Gran Turismo. Che fa cagà, però è meglio di Forza Motorsport. Vai. Ma ora c'ho l'ABS qua, se no. Esteticamente sì, un po' più dettagliato forse il circuito. Non vorrei dire una cazzata, a me quello mi sembra, ma. Per il resto, ragazzi, boh. Mi sembra tutta sta.
grossa fenomenalità. Non vedo grandi cambiamenti, ma anche nell'IA degli altri. Del gioco, nei bot. Vai. Sto gioco a me non mi diverte proprio, ragazzi, sono sincero. Cioè, vedete, su PC qualsiasi gioco è anni luce avanti a questo. Guarda qua, va. Ah, giro sterza, macchina, va dritta. Cioè, non gira. Ma dove si è visto mai? Dove si è visto mai? Stiamo andando pianissimo. Ho fatto bene a abbandonarlo anche online perché non... Zero divertente giocare a Forza Motorsport. Ma ripeto, secondo me non lo raddrizzano più questa. Devo sperare che in futuro ne esca uno nuovo e abbia finalmente un modello di guida adeguato. Perché tutte le patch, 10 patch, non sono riuscito a migliorare la guidabilità, cioè non capisco. Non lo so. Non migliorano un po' le piste, l'estetica, che cazzo ce ne faranno dell'estetica delle piste? Sono assolutamente soddisfatto. Almeno l'altra volta hanno messo Sebring, che è una bella pista. Hanno messo la Porsche Hypercar, un minimo. Mi ha dato voglia di rigiocarci perché macchina fantastica. Pista che comunque abbiamo apprezzato sulle mani ultime. Ma cioè queste patch qua non cambiano nulla. Porco di Lourdes, sempre sbaglio qua. Porco zio. Mi frega sempre. Ragazzi, male male, cioè non mi piace per niente. Non è assolutamente di mio gradimento guidare su sto gioco. Anche offline, figurato online. Cioè guarda qua. Guarda qua, è un effetto onda. La macchina per fare le curve non esiste che tu giri lo sterzo in maniera pulita e la curva si fa. No, tu giro sterzo e inizi a correggere. Cioè nella realtà non esiste, non esiste. Ma poi è difficile anche a spiegarlo, se non ci giocate non so come spiegarlo, ragazzi. Ma è assurdo, eh. Altra patch inutile, ma come vi ho già detto, queste non si impegnano perché sono gratuite le patch, pure se si impegnano a fare veramente delle modifiche. Altra patch buttata là giusto per. Ma va benissimo così. Peccato perché ci gioca intensamente, perché ci sono giochi nettamente superiori, eh. Ma pure su console, già Project Car 100 volte meglio di questo. Ma pure Project Car 3, eh, che è più arcade, è meglio di questo, cioè. Mi devo dire. Senti, cazzi concerto. Io vorrei essere un pilota nella realtà, senti, tutto sto stridolio di gomme. Cioè, questa manca una macchina stradale, fa tutto sto casino. Cioè, è veramente assurdo. Nei settori guidati sei in balia della macchina, va, no. No, ragazzi. Ribadisco tutto quello che ho detto finora. Forza Motorsport è il peggiore. Di tutti i giochi di auto che ci abbiamo e che ci sono, Forza Motorsport è il peggiore. Sia a livello grafico che a livello di guidabilità. A livello grafico magari prendi un iRacing su PC, è peggio di Forza Motorsport, eh. Però compensa in tutto il resto. Questo è un gioco veramente. Ah, andiamo a vedere il replay, perché dice che c'era una nuova interfaccia anche del replay. Sì, questo è vero, è una nuova interfaccia. Ma ragazzi, non c'ha senso.
Non c'ha senso, non mi piace, non... Non è assolutamente di mio gradimento. Vediamo. Speriamo che qualcosa cambi, ma per ora è un gioco a cui non ho nessuna intenzione di giocare, fin quando non diventa minimamente accettabile. Graficamente qualcosa è cambiato, è migliorato, ma ragazzi, poca roba. Ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.